Buongiorno, io sono sveglio dalle 6 di mattina, vero? E adesso che sono le 10 inizio a essere un pochino stanco. Outfit di stamattina, non sono truccata, pettinata alla veloce, mi stanno ricrescendo tutti i capelli. E camicetta, questa camicetta di cotone semplicissima presa da Lidl. Come pantaloni indosso questi jeans, finti jeans, perché non è vero il bottone, è finto, che chi mi segue sempre li avrà sicuramente già visti in un video vlog o in un video haul, se non mi ricordo. E le scarpe che ho comprato ieri al mercato, veramente molto molto comode. E anche queste, chi mi segue sempre, le avrà già viste. Mi è arrivato un pacco gigantesco e credo di sapere di cosa si tratti, però spacchettiamo assieme. Stranamente riesco a spacchettare con voi perché chi mi segue da tantissimo saprà che sono curiosa come una scimmia e non resisto mai, raramente riesco a fare questi unboxing perché appena mi arriva un pacco devo subito aprire, quindi basta ciance. Dunque, adesso veramente spacchettiamo. Il pacco è gigantesco. Ah, dimenticavo, sotto in descrizione, nell'info box, trovate tutto. Che meraviglia! Non credevo il pacco così grosso, però. Bellissima. Bellissima. È veramente bellissima. E voilà! Guardate! Che meraviglia! Con doppio cestello! Stupenda! Non vedo l'ora di iniziare ad usarla. Tantissime video ricette! E vai! Poi col cavalletto nuovo di Zecca. Chi mi segue sempre avrà visto anche il nuovo cavalletto, che è una cosa pazzesca. E apriamo, apriamo. Allora, come potete vedere, qui ci sono alcune immagini illustrative. Si possono fare i muffin, il pesce, gli agrumi, le verdure, il pollo e le patatine. Qui abbiamo altre informazioni. Ah, cavolo, contiene tantissimo. Quasi 4 litri per cestello. Beh, è una cosa ottima per me, siccome noi in famiglia siamo in 6. E devo dire che è una cosa essenziale per me. Apriamola. Questa non è la solita friggitrice ad aria banale. Ci sono ancora le zanzare. Vi friggo tutte. E non è la solita friggitrice banale, sempliciotta. Questa è veramente super professional. Allora, qui abbiamo un Deplian. Qui abbiamo un altro Deplian. Qui abbiamo il libretto delle istruzioni. Questo cos'è? Un ricettario? Sì, questo è un ricettario! Wow! Crema di fragole focaccine. Che bontà! Uova in vaso al forno. Bastoncini di toast francesi, muffin colazione sandwich, colazione pizza, bacon, toast alla francese ripieno. Qui abbiamo un sacco di ricettine, cioè guardate quante. Polpette giapponesi,
cipolla arrosto con aglio alle erbe. No, ti dice tutto. Pollo croccante al parmigiano. Ti dice tutto. Il salmone, le ali di pollo, gli asparagi. Gli spiedini, rotoli alla cannella, soufflé di cioccolato. Ottimo. Già qui sono contentissima. Togliamo questo. È grossa. È veramente un bel macchinone. Se riesco a tirarla fuori. Oh. Senza farla cadere, possibilmente sarebbe meglio. Ok. Spacchettiamo. È veramente molto bella. I tasti non si vedono tantissimo perché secondo me bisogna accenderla. Guardate che bella. La griglia è fatta così, con questi piedini, facilissima da lavare, molto bella. Si possono cucinare due cose diverse contemporaneamente e questa è la cosa veramente bellissima. Adesso però ci devo trovare il posto. Allora, questa è la schermata principale dove appunto ci spiega che qui possiamo fare le patate fritte, carne pollame, il pesce, cottura al forno, quindi potrei fare anche la cheesecake, la cotton cheesecake, quella giapponese, verdure. Ah, vedete, perché si può disidratare, fa anche da essiccatore. No, fenomenale, cioè io volevo comprare anche l'essiccatore, ma con questa faccio tutto. E pulsati di funzionamento, accensione, controllo al cestello destro. Qui abbiamo anche il ricettario, batteria scarica, fantastico. Ecco qui l'app con tutte le ricette. No, oh, fenomenale. Ok, scarichiamo e poi farò un video dove proveremo assieme tantissime ricettine. Che ne dite? Ecco, voltando riconosciuto, fantastico. Dai, su. Ecco qua. Oggi ero più bella del solito, non mi ha riconosciuto. Siccome avevo ancora un po' di spazio su questa mensola qui, ho deciso di andare a mettere la friggitrice proprio qui, insomma, con il suo libretto delle istruzioni. La friggitrice comunque è questa Ultenic, è bellissima. Se fosse stata bianca sarebbe stata wow per me, perché io ho tutte le cose bianche, anche le padelle, e quindi però va benissimo. Sono contentissima di averla ricevuta e non vedo l'ora di provarla. Per provarla però devo andare a comprare delle spine, perché purtroppo non ho spine compatibili con la mia presa, quindi prossimamente la vedrete in azione.